Quelle che state vedendo potrebbero essere le tracce dell'acqua che scorre su Marte. Acqua allo stato liquido, salata, che a seconda delle stagioni si muove sulla superficie del pianeta rosso. L'annuncio è stato fatto dalla NASA e la ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science. La nostra esplorazione di Marte ci porta più vicini a stabilire se il pianeta possa ospitare la vita in qualche forma, ha detto Charles Bolden, amministratore dell'ente spaziale americano. Queste linee scure, che fanno pensare a delle dita, si estendono su alcuni pendii marziani durante la tarda primavera e l'estate, poi sbiadiscono d'inverno per riapparire alla primavera successiva. Per ora, la migliore spiegazione di queste osservazioni è il fluire di acqua salata, racconta Alfred McEwen della University of Arizona di Tucson, che ha firmato lo studio pubblicato da Science. La salinità abbassa la temperatura di congelamento dell'acqua, che altrimenti ghiaccerebbe alle temperature rilevate nei luoghi in cui si è osservato il fenomeno. La quantità di sale, dicono dalla NASA, potrebbe essere simile a quella degli oceani terrestri. La larghezza di questi brevi ruscelli marziani sarebbe dai 50 cm ai 5 metri e la lunghezza di alcune centinaia di metri. Ma in alcuni luoghi sono state rilevate migliaia di tracce una accanto all'altra.